Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi ho fatto una spesa da Tigotà ed era tantissimo che non andavo, soprattutto per fare una spesa abbastanza, insomma, normale. Niente di che, ho speso per tutti questi prodotti che vi faccio vedere solamente 12,90 euro e sinceramente pensavo di spendere di più. Comunque, sapete che c'è la raccolta punti, no? che scade a fine mese, quindi io non ne avevo tantissimi e con questa raccolta punti ho potuto prendere una borsa Tigotà per fare la spesa, una shopper in omaggio, della misura abbastanza, così se l'ho già messa via, se no ve l'avrei fatta vedere, tra l'altro mi sono dimenticata. Quindi se avete i punti Tigotà, mi raccomando, entro fine mese bisogna, diciamo, consumarli in base a quello che voi avete a disposizione, altrimenti vengono congelati. Niente, partiamo subito e vi faccio vedere quello che ho acquistato. Più o meno i... Sì, ci sono... No, non ci sono neanche... Non so, questa non è la spesa... cioè, questa è che mi hanno scaricato la, i punti. E infatti adesso me ne sono rimasti 48, ma non serviranno a niente. Allora, vediamo un attimo. Se trovo lo scontrino vi dico un po' i prezzi. Eccolo qua. Trovato. Allora, ho preso... due veline, diciamo due confezioni di veline, perché noi le usiamo tantissimo, ne abbiamo un pacchetto in ogni stanza, per cui ero rimasta senza e ne ho presi. Questi qua sono quelli della carta calda e sono quelli un pochino più, diciamo, economiche, anche se sono, insomma, fazzoletti a quattro veli, quindi voglio dire sono buoni, resistenti, e mi sembra che questi qua io li abbia pagati su 1,30 euro, una cosa del genere, 1,39 euro, esatto, quindi io li trovo validi, insomma, anche ai soliti Scottex, quelli classici e, insomma, quelli soliti. Comunque queste due qua, e sono all'interno, contengono, sinceramente non lo so quanti pezzi, però so che sono fogli a quattro, cioè fazzoletti a quattro fogli a 80, quindi un buon prodotto. Poi ho comprato, allora, dei sacchetti per il freezer dei contenitori, cioè a livello di grandezza medi, questi qua che contengono fino a 2 litri, perché mi ero resa conto a casa di aver preso quelli di Ikea, che mi piacciono tantissimo, che si chiudono, sono carinissimi, però ho preso due pacchetti identici e non sono quelli grandi, sono... neanche medi, forse tendono ad essere un pochino piccoli, nel senso che molte cose all'interno, magari se devo metterle in frigo, non ci stanno, e quindi ho detto, ma perché no? Questi li ho pagati 0,99 e sono 20 pezzi, quindi per contengono 2 litri, a me va benissimo, non mi servivano quelli grandi. Poi ho preso, anzi adesso la uso subito, cura lavastoviglie a carico pieno, boh, non lo so, comunque questo qua cura lavastoviglie dell'April, per una pulizia profonda, antica cara, perché devo dire che da un po' che non la sto facendo, o meglio, da prima dell'estate, quindi ho intenzione di farla, e questa qui era in offerta per 3 pastiglie, e sinceramente l'ho pagata, vediamo un attimino se lo trovo, Pril Lavastocura Lavastoviglie, 2,15 euro. Adesso volevo fare, insomma, cioè volevo utilizzarne uno, non mi ricordo bene come si fa, per cui dietro c'è, cioè nel senso, se devo fare a carico pieno, carico, come si usa, vabbè, adesso leggerò e lo rifarò, perché da un po' che non lo faccio, non uso almeno questa. Poi finalmente ho ricomprato il mio amato, e ve lo farò vedere anche di terminati casa, il mio, a me piace, insomma, ha anche un buon rapporto qualità prezzo, questo detersivo per lavatrice in polvere della Bioform, ha un prezzo, con cui mi sono caduti i prodotti, ha un prezzo buono, interessante, è igienizzante già con ossigeno attivo all'interno, vabbè, qui fa 18 lavaggi, efficace già a 40 gradi, a me piace, non ha una profumazione particolare, perché comunque io ho notato che i detersivi in polvere non hanno proprio una profumazione come magari quelli liquidi o nelle tubs. E questo qui, se non sbaglio, l'ho pagato 2,39 euro, una cosa del genere, vediamo un attimo, sì, 2,39 euro, devo dire che mi sto trovando bene. Poi quando ci sono in offerta anche gli altri, tipo Dixan, Dash o quant'altro, li prendo. Adesso vedo che sono ancora a prezzo abbastanza pieno e non costano poco.
Poi, cosa mi è caduto qua? Vediamo. Allora, ecco, scusate. Ho preso questo qua, che l'avevo terminato da tantissimo tempo. Questo Ace Bagno Brillante, formula anticalcare e senza candeggina. Mi spiace che sia solo senza candeggina, ma vabbè, antibarriera, antigoccia, rimuove germi e batteri. Era in offerta, speriamo di trovarmi bene, anche se io cercavo quello con la candeggina, me ne sono accorta sinceramente adesso. Questo qui... allora, il Bioform ve l'ho detto, questo qua Ace detergente bagno, sì, 1,95 €. Speriamo, perché è al mare, nella casa al mare ne ho uno che mi piace tantissimo, è in schiuma, però si spruzza sempre, ma sinceramente qua non l'ho visto, non lo so, non ho fatto caso, non ho guardato un po', cercavo dei prodotti che mi mancavano e vabbè, niente questo. Poi ho preso, aspettate un attimo che mi sa che ho perso un pezzo da qualche parte, mi è caduto. No, dov'è? Ah no, c'è qua. Ho preso il mio amato Cif, perché io ritengo che questo sia, questa marca, il migliore. Ho notato che ci sono tre tipologie, quello classico, quello al limone e questo qua che io non l'avevo mai visto con candeggina. E io ovviamente ho preso quello con candeggina. Tra l'altro, quello al limone non mi fa impazzire come profumazione, e quindi ho detto prendiamo questo. L'avevo finito quello, diciamo, di Eurospin, che insomma lo vedrete nei terminati, ve ne parlerò. E questo qui, Cif crema attiva, l'ho pagato 1,65 €. Sono contenta perché è quello con il quale mi trovo meglio. Poi ho preso altri due prodottini. Allora, questo... come si chiama? Morbidente, spuma di champagne, era in offerta, ce n'erano tre profumazioni, io ho preso questa, tra l'altro è impossibile, cioè non è che si fa fatica ad annusare questa la profumazione, perché proprio è chiuso, sigillato questo, e io ho preso Carezza d'Argan perché c'era questo profumo primaverile, boh, e un altro, però ho notato che questo e quello profumo primaverile, o cos'è, quello azzurro, insomma, erano i più gettonati, poi c'era quello color... bisciolino, che ce n'erano di più, quindi ho detto boh, prendiamo questo, e era in offerta. Io ho ancora della morbidente in casa, non lo uso spesso, anche perché lo uso magari per profumare un po' quando c'è il detersivo in polvere, perché non è profumato, però adesso sto usando due prodotti di muschio bianco che mi piacciono tantissimo, e anzi voglio andare a ricomprare quello liquido. Questo qua spuma di champagne o quello che è, 0,99 €. I lavaggi sono 30 lavaggi, profumo lunga durata, dermatologicamente testato, concentrato, bla 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 bla, insomma vedremo. E poi per ultimo ho voluto prendere, anche questo in offerta, questo profumatore per... solo che io non vedo niente qua perché non ho neanche... Principe di Persia, profumatore per la lavatrice. C'erano tre profumazioni, io ho voluto provare questa qua, sinceramente non l'ho neanche annusata, adesso la annusiamo con voi, spero... sì, buono. Non saprei dirvi, ma è buona, adesso non saprei, molto, non lo so, vi farò sapere, perché mi piace come profumazione, da mettere qualche goccia, magari a posto della morbidente, insomma, vedremo, ecco. Questo qua costava sui 3,95 €, una cosa del genere, in offerta, sempre in offerta, ho detto, ma sì, lanciamoci. Vabbè, insomma, in tutto io ho speso 12,90 €, non mi sembra di aver speso poi così tanto. Niente, io adesso vi saluto, se avete dei suggerimenti, dei commenti o quant'altro vi leggerò qua sotto, e vi aspetto in un prossimo video. Ciao a tutti!